Alla vigilia delle ultime sedute dell'anno, le commissioni hanno lavorato per preparare gli atti da discutere e votare entro dicembre. In primo piano c'è soprattutto la manovra finanziaria per il 2023 nelle sue diverse articolazioni. I membri della Commissione Sanità e Politiche Sociali hanno concluso la prima parte delle loro visite istituzionali nei luoghi della salute. Sono stati a Grosseto e Massa Marittima, poi a Pisa e infine a Firenze. Vedremo le immagini, ne parleremo con le interviste. Avvia il suo lavoro anche l'Osservatorio della Legalità, istituito poche settimane fa. Nelle parole del Presidente, Don Andrea Bigalli, emerge la volontà di affrontare subito alcune grandi questioni emerse dalle analisi delle infiltrazioni mafiose nella nostra regione e denunciate in diversi territori. Già nel primo bilancio dell'attività di quest'anno, ancora disponibile online sul nostro sito e sul canale YouTube del Consiglio regionale, emergeva l'importanza e l'innovatività del bando Rigenerazione Toscana. Ora vedremo un bel progetto concreto che si sta realizzando con questi finanziamenti in una scuola media di Firenze. È un murales per la pace. Dice l'assessore alla salute che la campagna vaccinale contro il Covid prosegue con buoni risultati. La Toscana è terza in Italia per la copertura della terza e della quarta dose. È buono anche l'andamento della vaccinazione contro l'influenza, con oltre 830.000 dosi già erogate. La diffusione dell'influenza, l'australiana, quest'anno è la cosa che adesso preoccupa di più. Il ricorso al vaccino, dice Bezzini, è anche un modo per evitare l'intasamento del pronto soccorso. Le parole dell'assessore precedono di poco la conferenza stampa con cui lui e il presidente Gianni, insieme anche all'assessore Spinelli, presentano l'intesa con i sindacati confederali sulla riorganizzazione della sanità. Perlomeno sul metodo e sul confronto partono insieme. Gli obiettivi sono quelli di concordare le linee di indirizzo, le linee di fondo e in qualche modo la filosofia con cui la Regione si trova a gestire un ruolo fondamentale, come per tutte 20 le regioni italiane, nella gestione della sanità, che deve essere sanità pubblica, e le organizzazioni sindacali, CGL, CISL e UIL, con le quali dialoghiamo, ma che attraverso questo patto trovano una, diciamo, intesa sugli obiettivi e sui fini, concordano. Perché è indubbio che un sistema pubblico, l'abbiamo visto sulla pandemia, diventa determinante nel momento in cui si entra nel vivo della tutela della salute come elemento fondamentale del rapporto fra istituzioni, cittadini e quindi la gestione di un sistema. Ma l'attenzione del Consiglio regionale si sposta soprattutto sui conti e sui costi della sanità. Su questo si incentrerà gran parte del dibattito in aula sulla manovra per il prossimo anno. Le preoccupazioni sono evidenti. Il rientro dal disavanzo sarà possibile anche grazie al payback, il rimborso dovuto dalle aziende che forniscono dispositivi medici. Nel momento in cui c'è una legge che prevede che questi dispositivi farmaceutici devono portare a un payback pagato alle regioni, e se poi questo non viene pagato lo deve pagare lo Stato. E quindi è inutile fare una legge finanziaria dove tutti ci siamo lamentati, governatori di centrodestra e centrosinistra, perché su 35 miliardi alla sanità è stato dedicato solo 2 miliardi, solo 1 miliardo e 6 per il pagamento delle bollette negli ospedali, nei distretti e nei centri sanitari, e poi con un'eventuale cancellazione di questo payback lo Stato, non più i privati, dovrebbero dare alle regioni 2 miliardi e 4. Sarebbe assurdo, inconcepibile, non c'è copertura finanziaria. Intanto la terza commissione termina questa prima fase di ascolto di chi opera nelle strutture sanitarie. Prima c'è stata la visita agli ospedali di Grosseto e Massa Marittima, poi di Pisa, anche al cantiere del nuovo Santa Chiara, e infine in questi ultimi giorni a Santa Maria Nuova a Firenze. Ma in realtà Santa Maria Nuova è un ospedale sul quale la Regione ha investito molto, ha investito in tecnologia, ha investito in personale, e quindi diciamo le criticità sono molto limitate, anche quelle di carattere generale. È ovvio, viene fuori sempre il rapporto con il territorio come elemento di criticità, che però qui si è provato a calmierare con una serie di elementi, sono l'elemento del GIROT, quindi della possibilità di professionisti di uscire fuori, di un rapporto con il territorio anche per quanto riguarda la possibilità di usare le strutture territoriali come appunto punti di ospedali di comunità e altri posti letto fuori. Insomma, c'è stata una strutturazione importante, però rimane ovviamente una criticità. La mancanza di personale in pronto soccorso,
e qui soprattutto per mancanza di specialisti che ovviamente vengono, possano venire a lavorare qui. Beh, sono problemi che partono comunque da una forte integrazione medici-pazienti e quindi è un ospedale al centro di Firenze con le problematiche che può avere una città bomboniera come Firenze, nel senso che qui molto spesso arrivano persone straniere, arrivano persone che vengono in vacanza, ci sono anche gli stanziali e gli stanziali sono soprattutto, vivendo nel centro storico, molte persone anziane. Quindi Santa Maria Nuova subisce i problemi di una popolazione molto intensa di una città metropolitana, cosa che non abbiamo riscontrato nelle altre realtà che abbiamo visitato, e cioè per esempio la Maremma oppure Pisa. Alle parole del Presidente e del Vicepresidente della Commissione fanno seguito quelle del Direttore Generale della ASL Toscana Centro, Paolo Morello. Noi stiamo andando avanti secondo quella che è la funzione di questo ospedale. Noi facciamo, da un punto di vista di accessi d'urgenza, quasi 40.000 accessi l'anno al centro di una città cosmopolita, e quindi abbiamo un po' una diversificazione di patologie e di necessità amplissima. Per questo naturalmente l'ospedale ormai c'ha una storia ben consolidata. L'ultima seduta del Consiglio regionale si è caratterizzata soprattutto per la scelta di ridurre i vitalizi degli ex consiglieri. Lo percepiscono solo quelli in carica fino al 2015 e sono 184. In pratica la legge approvata taglia l'adeguamento annuale all'inflazione, determinando un notevole risparmio. Noi abbiamo fatto tutto questo perché in un momento di difficoltà in cui i cittadini, le famiglie faticano ancora più del solito, il calo energia, l'aumento dell'inflazione. Abbiamo voluto dare un messaggio forte e chiaro che la Regione Toscana si è presa la responsabilità di ridurre un privilegio per pochi. Era l'unico strumento che avevamo a disposizione e lo abbiamo attuato in maniera molto chiara. Tenete conto che con questa norma si risparmiano circa 600.000 euro di risorse dei toscani. Lo ricordiamo, tutti i gruppi hanno votato a favore, solo il Movimento 5 Stelle non ha partecipato, obiettando che si rischia di pagare di più con un contenzioso di quanto effettivamente si risparmi ora. Nell'ultima seduta c'è stata anche la relazione del Presidente della Commissione per le politiche europee sull'andamento della conferenza delle regioni periferiche e marittime. Al voto su un documento alla fine c'è l'unanimità. Perché è stata importante questa iniziativa? Ha sancito ancora una volta la volontà di evidenziare in sede europea, in sede internazionale, la necessità di dare protagonismo e voce ai territori, alle comunità, ovviamente a partire nel nostro caso dalle regioni. E in quell'assemblea, che era la 50ª della CRPM, è stato anche confermato nel ruolo di uno dei vicepresidenti, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che avrà una delega molto importante, quella alle politiche di coesione. Nella proposta di risoluzione che in seno alla Commissione è stata approvata all'unanimità, vengono ripresi i temi della conferenza e vengono evidenziati i punti più significativi, guardando anche alle questioni che interessano e riguardano la nostra realtà. La seduta si era aperta con l'intervento del portavoce dell'opposizione sulle criticità del nostro sistema idrico. Aveva ripreso alcune dichiarazioni del presidente dell'autorità idrica toscana. I cittadini toscani pagano le tariffe dell'acqua più alte d'Italia, perché gli investimenti che erano stati prospettati evidentemente non hanno conseguito i risultati che si erano prefissati da parte della giunta regionale. Abbiamo le perdite che si aggirano intorno al 40% e quindi siamo seriamente preoccupati di una situazione che non ci rassicura neanche dal punto di vista della qualità dell'acqua. Abbiamo carenze sulla depurazione e questo è un altro tasto dolente. Il punto e il quadro di tutto questo è che in Toscana si paga l'acqua più cara d'Italia.
L'esame del bilancio, della legge di stabilità, della nota di aggiornamento al DEF regionale ha segnato il lavoro delle commissioni in questi ultimi giorni e il presidente Giani ha illustrato tutte le novità. Un punto definitivo ad ogni modo non si può ancora mettere, dice Giani, cresce il volume complessivo delle risorse rispetto alla previsione, ma il bilancio della sanità resta incerto, tutto dipenderà dalla manovra e dalle decisioni del governo nazionale. In ballo ci sono decine di milioni che potrebbero o non potrebbero entrare. Queste sono le sue parole. In commissione ci sono alcune richieste di approfondire gli atti e questo potrebbe dilatare i tempi oltre fine anno e far scattare l'esercizio provvisorio. I tempi stretti per l'esame dei documenti e non solo quelli del bilancio hanno provocato anche la reazione piuttosto dura del presidente della commissione controllo Alessandro Capecchi. Un ampio dibattito ci sarà nelle ultime sedute dell'anno prima di Natale, di cui parleremo subito nei nostri TG e più approfonditamente in Regionando la prossima settimana. Ma le commissioni naturalmente hanno fatto anche altro. Quella che si occupa di sviluppo economico ha discusso delle prospettive del termalismo nella nostra regione, proprio mentre la Giunta decide l'acquisizione delle terme di Montecatini, Tettuccio, Regina, Excelsior. Un segnale importante del dinamismo delle nostre imprese è quello che arriva dall'edizione 2022 del Premio Innovazione. Nel nostro TG scopriremo i vincitori, venerdì prossimo ne parleremo in Regionando. Nella Commissione Territorio e Ambiente si è parlato molto di qualità dell'aria, sarà anticipata al 1 marzo del prossimo anno, anziché al 1 novembre 2025, la limitazione della circolazione dei veicoli privati e merci diesel fino a Euro 5 nelle zone del comune di Firenze in cui non sono rispettati i valori di biossido d'azoto. Una scelta drastica che potrà tuttavia essere modificata se cambieranno questi dati. Nella stessa commissione all'unanimità è stato deciso di prorogare di un anno l'efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Questo naturalmente a causa dei ritardi dovuti all'emergenza Covid. L'osservatorio della legalità, che finalmente si è costituito, comincia a lavorare sotto la guida di un prete simbolo della lotta alle mafie, Don Andrea Bigalli. Proseguiamo con la definizione di quelle che possono essere innanzitutto le componenti ancora da inserire. Punto secondo, la questione urgente è quella di tener conto anche di quello che sta emergendo su tante realtà regionali che evidentemente chiedono un intervento puntuale e preciso, quantomeno di... è quello che ci compete di osservazione, di relazione, di collegamento, questo è il compito dell'osservatorio. Di questo organismo fanno parte anche il presidente del Consiglio regionale e i consiglieri Bartolini, Mercanti, Meglio. Sappiamo che la Toscana non è terra di mafia, ma le infiltrazioni mafiose purtroppo ci sono. Basta pensare all'inchiesta che ho quantitativi di droga sequestrati nel porto di Livorno, quindi bisogna fare qualcosa senz'altro. Ci sono molti temi che mi stanno, ma ci stanno tutti a cuore. Chiaramente quello della cultura della legalità, del coinvolgimento dei ragazzi più giovani, ma non solo, lavorare con l'impresa, con le categorie. Cioè, cercheremo di fare un programma molto ricco che cerchi comunque di difendere la legalità a 360 gradi. Siamo ormai a Natale, alberi e presepi animano le nostre città e le sedi delle istituzioni. Sono molte le manifestazioni in giro per la Toscana che hanno trovato la loro visibilità a Palazzo del Pegaso. Alcune sono legate al turismo invernale, a quello dello sci. E così siamo all'Abetone, dove l'8 dicembre c'è stata la consegna del premio Gaetano Coppi Una vita per la montagna. Il premio viene assegnato a Luciano Seghi, a Lino Zani, maestro di sci alpinista, e alla memoria di Zeno Colò, ritirato dal nipote Francesco Serarcangeli. Dal clima del Natale al desiderio di pace che in quest'anno così travagliato anima i cuori di tutti noi e soprattutto dei più piccoli. E così una scuola media di Firenze, la Poliziano, sarà al centro di un'esperienza unica di street art. Nascerà qui i colori della pace, primo murales che sarà realizzato grazie al bando più innovativo e più riuscito del Consiglio regionale, il bando Rigenerazione Toscana, con uno stanziamento di oltre 2 milioni a 193 comuni. Di cosa si tratta in questo caso? Lo spiega Gian Guido Grassi, curatore del progetto. Abbiamo cercato di coinvolgere quattro artisti toscani e affiancati da altri quattro sempre artisti toscani più giovani.
e abbiamo cercato di portare una sorta di nuovo rinascimento in qualche modo attraverso l'arte. E da sempre gli artisti italiani e toscani specialmente hanno dato un contributo alla comunità e al mondo con il loro lavoro. Penso che anche oggi questi artisti siano gli eredi in qualche modo dei grandi del passato. Gli artisti che lo realizzeranno sono Muzze Moneves. Diciamo, ha fatto delle sagome che verranno appunto messe su la parte esterna e solitamente con le sagome con cui io lavoro partono da un mio linguaggio, un mio modo di fare, insomma alfabeto, prendendo però spunto da degli spazi degli spazi della città. Il mio intervento sarà sulla parte interna della scuola, l'entrata. E diciamo che io, lavorando con l'astratto, non metto mai un tema principale, quindi sarà una composizione di libera fruizione. Alla scuola, come hanno preso l'iniziativa? Gli street artist sono un mito per i ragazzi e quindi sicuramente saranno interessatissimi a questo progetto. Poi, come dicevo agli artisti, è molto importante che i ragazzi siano coinvolti in questo progetto, perché la scuola è casa loro, ci vengono tutti i giorni, hanno le loro amicizie, hanno la loro motivazione di venire qua e quindi diventerà un'altra immagine della loro scuola. Il commento finale lo riserviamo ai presidenti del Consiglio regionale e della Commissione Cultura. È stato bellissimo incrociare lo sguardo delle bimbe e dei bimbi che seguivano il racconto dei due artisti. Come si può rappresentare la pace in questo tempo difficile facendo attraverso strumenti di comunicazione moderna? La street art è esattamente questo. Noi siamo felici di aver finanziato questo progetto rivolto alle ragazze e ai ragazzi più giovani per mandare anche un messaggio di speranza. Ognuno può contribuire a costruire un mondo di pace. È molto bello per noi del Consiglio regionale poter dedicare una parte delle nostre risorse a un progetto che parla ai cittadini e alle cittadine più giovani, ai ragazzi e alle ragazze della scuola e soprattutto di questo segmento della scuola che è la secondaria di primo grado, e parla ai più giovani con un linguaggio che loro apprezzano, che è il linguaggio degli artisti che dipingono i nostri muri, e lo fanno appunto tante volte lo fanno in uno spirito anche di contesa dello spazio pubblico con le istituzioni, ma tante volte no, anche in uno spirito di collaborazione. Infine lo sport. Il Consiglio regionale premia con una targa celebrativa l'Unione Sportiva Castelnuovo Garfagnana Calcio in occasione dei 100 anni dalla fondazione per l'impegno, leggiamo, per la diffusione dei valori dello sport sul territorio toscano. Tutto l'ufficio di presidenza si è espresso positivamente, ancora una volta siamo uniti per celebrare una gloria toscana. Oltre alla gloria occorre celebrare anche la funzione sociale che queste società del mondo dilettantistico, in questo caso la Castelnuovo, esercitano con 400 giovani coinvolti, 15 squadre maschili e 2 femminili in un territorio, quello della Garfagnana, che è un territorio che merita di essere considerato, di essere valorizzato, non solo sotto il profilo sportivo. Io la ricordo ai tempi appunto anche di quando giocavo, successivamente in qualità di dirigente, insomma ci abbiamo fatto delle grandi sfide, prima nel vecchio campetto che era un po' arroccato e nel quale c'erano veramente delle grandi battaglie quando sono andato su, poi dopo giù quello nuovo che hanno fatto lungo il fiume, che è decisamente un gran bell'impianto. Siamo orgogliosi e onorati di aver ricevuto questo attestato dalla regione, quindi per noi è veramente un orgoglio, un onore e una gratificazione a tutti quelli che lavorano giorno dopo giorno, soprattutto fanno un'opera sociale a partire dai ragazzini e dalle ragazzine. Molti altri eventi vi abbiamo raccontati ogni giorno nei nostri telegiornali. Con Regionando l'appuntamento, ancora doppio, è per la prossima settimana. Martedì alle 20:05 c'è lo speciale con le interviste ai capigruppo, venerdì torniamo per parlare delle ultime sedute dell'anno.